Eccoci qua, festa del papà, quindi papà avrebbe 82 anni, è scomparso, ha terminato le mie sofferenze lasciando... Io l'avevo lasciato solo con le sue sofferenze, l'aveva mia mamma, e non era facile, insomma, non era facile perché desiderava essere ascoltato esattamente come bambini zagnoli, questo è il problema. Il problema principale è essere ascoltato. Ogni tanto questo era papà Vasco, Emilio con Vasco, vedete. Dovevo cambiare anche il numero di testa dal momento che ce l'hai rubato. Ciao. Ciao. Appena ci arriverà. E sta male. Accade cosa che riscambiamo? Mi guardo. In risaio, in Piacerese, poi una ceramica scandiano, vorrei sapere, mi piacerebbe andare a vedere dove lavorava mia mamma, andare anche nel Piacerese. Nelle Montine, nel 69, sposò Vasco Zagnoli, agricoltore, piemontese, dove aveva sempre abitato una frazione di Reggio, al confine con Celle e con Concesi, da prima accanto alla NEP, la fabbrica delle famose uova di cioccolato, dal 78 in quella di famiglia in via Berneri, sotto c'erano i suoceri, Ernesto, scomparso a 93 anni nel 96, e Maria, morta nel 2002. Lei viveva al piano superiore assieme al marito e sino a 94 il figlio Vanni. Fino a metà degli anni 80, Emilde si dedicò ai campi e all'allevamento, dividendosi tra Fieno, Vendemmia, pubblicato su Gazzetta di Reggio, cos'è questo? Necrologia? Ma dai. Non avevo capito. Nel 2002 la signora Montecchi rimandò, vediamo, fino ai campi di allevamento, dove? Si dedicò ai campi di allevamento di Fieno, fra Fieno, Vendemmia e Ridicazione. Davamo affatto al marito, Vasco, e al suocero anche nella stalla. La suocera? Sì, la suocera. Poi la svolta, Emilde e il marito, e Vasco, qui, una cosa del marito. Vabbè, sì, perché era il pezzo su di lei. Emilio e il marito convertirono il capannone in laboratorio, incollavano scatole, ovvero contenitori dei più importanti marchi industriali, in particolare per arti grafiche regionali, della famiglia Cantagalli, di Cavagliaro. Un lavoro ottimo, portato avanti sino all'inizio del millennio, in particolare da lei. Nel 2002 la signora Montecchi rimase vedova, il marito morì, Vasco morì a 64 anni, soffocato da un boccone. Da allora passava il tempo fra giardinaggio e spesa al mercato in bicicletta e in autobus. Non mancava mai alla messa della domenica, qualche volta mancava. A San Michele Arcangelo, a Pieve, vissuta come un momento di aggregazione. Prima di tornare a casa, sempre in bici, si fermava sul Sagrato per salutare decine di conoscenti di Pieve, sempre sorridente. Era felice anche nel veder crescere il bambino dei vicini di casa, diventati la sua nuova famiglia. Una decina d'anni fa i primi segnali della malattia, l'Alzheimer, scritto volutamente in minuscolo, ma non rinunciava a qualche piccola gita e soprattutto tornare dai parenti a Viano, persino in corriera, o un paio di volte in tassì, chiamato dal figlio troppo impegnato nel lavoro di giornalista. Là parlava in dialetto della Valsecchia, ricordando l'infanzia e le amicizie. Fra le tante persone che citava spiccava Clementina Clementi, scomparsa da anni, ma zia Mesia Maestra. Mesia Maestra, la zia maestra che aveva l'abitudine di mandare lettere. La camera ardente verrà aperta oggi alle 10 al cimitero di Coviolo. Domani pomeriggio il funerale alla chiesa parrocchiale di Piero Modone. E ne ringrazio davvero Gazzetta di Reggio. Straordinario. Straordinario. Devo ricordarmelo questo. Reggio Sera invece.
Reggio Sera, qui devo ringraziare, quindi mamma è scomparsa 3 anni, sì, 3 anni e qualche mese fa, una quarantina di mesi. Espirato sabato scorso, martedì, l'Alzheimer la corrosa poco a poco. Ah, ecco qua, vedete? Sulla Gazzetta di Reggio mi avevano abbonato pezzi, naturalmente li avevo fatti io, sono intervenuti per portarli a misura, sul web ci può essere più spazio, vedete, infatti ricordavo, l'azienda della famiglia dei genitori di Luca, il dotto pallavolista di Cavagliaro. Un avvocato, no, 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 no. Ecco qua, vedete, era sorridente. Era sempre in bici, si ferma a pensare. Era felice anche nel veder crescere. Dov'è? Facciamo così. No, facciamo così. Era felice anche nel veder crescere il bambino dei vicini di casa, diventati la sua nuova famiglia. E poi controllava un po' l'attività del capannone accanto, di sua proprietà, una decina d'anni fa. I primi segnali della malattia, con amnesia e qualche disorientamento, più alcune leggere cadute, ma non rinunciava a qualche piccola gita. O vacanze soprattutto a tornare dai parenti, Ariano. Ok? Nel 2013 la diagnosi, non ricordavo neanche. Eh sì, Alzheimer, diagnosticata peraltro in ritardo. Allora iniziarono le visite rituali con la dottoressa Luana Casolari del Centro Disturbi Cognitivi di Albinea. 2 mesi fa il primo aggravamento con il ricovero in ospedale per un'infezione polmonare. Da allora Emilia era seguita un po' dalla vicina di casa, sino ad agosto, quando si è reso necessario il trasferimento a Villa Alpoggio alle porte di Reggio. A fine novembre un altro ricovero in ospedale per una polmonite, ecco, pardon, sì. Una polmonite da ingestione di cibo. La Montecchi aveva difficoltà a deglutire e negli ultimi giorni non riusciva più ad alimentarsi. Evidenti anche le difficoltà respiratorie erano le conseguenze dell'Alzheimer, quella malattia sfibrante che leva anche la voglia di vivere e la capacità di comunicare. Pure lei, così Charlier, si è spenta nel giorno, io sono come lei, il 22esimo anniversario di matrimonio del figlio Vanni e della nuora Silvia. Ma in fondo da qualche mese Dolce si era spenta. La sua ultima apparizione pubblica era stata ad agosto alla messa in suffragio del fratello Leandro Aviano. La camera ardente verrà aperta oggi, ok? Verrà, vedete, verrà tumulata nell'oculo condiviso con Giuseppina Paglia, la nonna paterna del marito. Grazie sulle condoglianze di Reggio Sera, che non dimentico, che non dimentico. Zerbe prima della coma. Cos'era questo? Ah, questo. Dai, questo. Che poi devo fare? Vasco Zagnoli morto, dobbiamo. La morte di Vasco Zagnoli, chiedo scusa. Vediamo se esce, dovrebbe uscire. No. Andiamo a vedere archivio Gazzetta di Reggio. Adesso lo ripeschiamo magari, no? Del cavolo, allora, archivio. Gazzetta di Reggio, archivio. Ecco, non c'è perché la morte di mio padre è precedente, mio papà scomparso a giugno, se ricordo bene, del 2002. Gazzetta di Reggio Vasco Zagnoli, vediamo se esce, ma dubito, perché andiamo più indietro.
No, perché non ce l'ho, scusa. No, frase esatta, tutte le parole, ok. Vediamo se prende, eh. No, 17. Peccato. Ah, ecco, probabilmente. Questo è il pezzo su. Questo è il pezzo sulla morte della mamma. Andrò a ripescare i pezzi sulla morte del papà. Questo vedete a pagamento, ma l'hanno trasformato anche diversamente. Andiamo a vedere. Archivio, resto del Carlino. E cosa avrebbe pensato? Ma a casa mia diceva papà, le pesna freve può morire, no? Si pensava sempre al peggio. Si è sempre vissuto male. Si è sempre vissuto male. Ansia, depressione, ipertensione, insomma. Tutto quello che racconterò il 22 giugno del 2002, quando papà scomparve. Andiamo a vedere. Acquisto. Altre edizioni, ma arretrati. Quindi scomparve il 22 giugno, quindi direi arretrati. Vediamo se prende. Non prende più. No, abbonamenti, archivio. Archivio. Comunque, insomma, papà Vasco, uscivano quelle foto, accidentali, accidentali. Archivio, resto del Carlino. Quotidiano.net. Copia originale. No, le pagine storiche. No. Vabbè, lì stesso, giorno da ricordare, no? Visita il nostro archivio. Bello, scegli la tua copia. Vabbè, niente da fare. Ne ha 17 prodotti, ok. Però io non sto cercando questo che con le mie date. E per la festa del papà, i ricordi di tutti vanno appunto ai padri, niente da fare, niente da fare qui, niente da fare. Non trovo l'archivio, lo cercherò, andiamo a vedere. Andiamo a vedere, andiamo a vedere se mi dà Vasco Zagnoli, se esce. Io avevo anche passati, vediamo. Mi ha detto che esca. 22 giugno, no, cartella clinica, vedete, questo qua era un discorso che riguardava la cartella clinica di papà, vedete.
E il pezzo? E dov'è il pezzo? Non c'è. Niente da fare. Peccato, peccato, peccato. Gas, niente. Vabbè. Lo ritroverò, ce lo dirà. E comunque Vasco Zagnoli, pescamo. Andiamo a vedere qua. Su vannizagnoli.it avevo le foto, mi pareva anche di averle pubblicate. Andiamo a vedere perché poi. Beh, insomma, sono felice di avere. Sono felice di avere. No, devo andare qua. Media. Vediamo se riescono, ma sono solo queste due, poi vedete. Una, qui avranno avuto, si sposano nel 69, vedete. Emilio De Montecchi con Vanni Zagnoli, d'altra parte. Andiamo a vedere se c'è dall'altro Vasco. Eccolo qua, vedete. Che non esce. Vasco Zagnoli è militare, forse l'avevo fatto, forse no. E Vasco Zagnoli, sempre militare. A capo d'Orlando, chissà se è proprio a capo d'Orlando, l'Orlandino. Vasco, grandi, sempre alti e bassi, d'umore come Vanni Zagnoli, soprattutto aveva piacere di essere ascoltato, esattamente come, ma anche come mia madre, poi sapete, il discorso del lavorare da casa, aspettiamo un attimo. Non ricordo più. Niente da fare qui. Ecco, vado a vedere, ormai siamo a 18 minuti, volutamente poi, no? Eventualmente da una scorsa 18 minuti non si reggono, sapete, così qua 8.837 video e insomma piano piano Zagnoli, no, Vasco, eccoci qua. Beh. Non c'è Vasco, eh? Ho sicuramente perso tutto. Andiamo al cimitero, tomba. Devo rifare il video della tomba. Tomba, Zagnoli, andrò. Potrei andare adesso, non vado adesso, ma. No, lo rifaccio. Buono, indimenticabile papà, insomma, oggi gestirei la cosa in maniera diversa, proprio facendosi ascoltare e poi pubblico la foto di mio papà.